Salve a tutti e ben ritrovati dal vostro Joe. Siamo ancora su Shuikoden 3. Abbiamo affrontato una bella battaglia campale abbastanza intensa, abbastanza forte. E adesso continuiamo. Finalmente il Flame Champion si è dimostrato tale, quindi tutti sono contenti di combattere con il Flame Champion, ma abbiamo notato che anche Thomas si è unita all'armata. Quindi cosa succederà adesso? Andiamola a scoprire. Oh, eccoci qua, tutti nella sala comune. Il ritorno del nostro eroe, immagino. Dupa. Non sono, diciamo, non sono così scettico quello che è. So che dobbiamo cooperare e seguire la leadership del nostro nuovo successore. Quindi siete d'accordo a cessare il fuoco e combinare le nostre forze fino a che la situazione non è sistemata? Sì. Il clan De Caraia si unirà al Firebringer, si unirà come Firebringer. Dimenticheremo la nostra priorità, le nostre priorità, diciamo, agitate per il momento. Lo stesso vale per il clan delle Lucertole. Faremo ciò che è necessario in nostro potere per sopravvivere. Noi del clan delle Papere siamo i primi a risollevarci, diciamo, ad alzarci per la chiamata del Flame Champion. Saremo di nuovo qui ancora. Come rappresentativo dei Cavalieri Liberi di Camaro, io dichiaro la nostra appartenenza ai Fatebringer. Noi pure ci uniremo per ripagare per i debiti del passato e la gratitudine che dobbiamo. Va bene così, noi aiuteremo pure. Grande Thomas, quanto è figo Thomas, è uno tra i miei preferiti, è proprio dolce. Ecco. Sapete che cosa sto per dire? Non c'è modo che noi stiamo fuori e guardiamo Armonia prendere il tutto. Joe, ti chiediamo... avremo l'onore di seguirti come leader dei Firebringer, dei portatori di fiamma. Ah, si è chiamato Joe adesso. Non si chiama più Hugo. Ah, forse per la scelta che ho fatto. Forse per la scelta che ho fatto ha cambiato il nome. Quindi non è Hugo, ma adesso è il Joe che praticamente ha preso la volontà di Hugo. Ad essere onesto, il nome Flame Champion e la fine di questa guerra ci permetteranno di unire le forze ancora una volta contro il nemico. Ben detto. La nostra prossima mossa sarà, ecco, stabilire un quartier generale per i Firebringer. Il castello di Brass potrebbe servire per proteggere Zexen, ma è troppo lontano dalle Grassland. Dubito che il Great Hollow possa funzionare. Non è molto accessibile agli umani, come potete vedere. Che ne pensate del villaggio delle Papere? Anzi, metà del villaggio sta sulle barche. Vai, Thomas. Venite da me, il mio castello. Eccolo. Beh, che ne pensate del nostro castello? Può essere un po', diciamo, malandato, ma è abbastanza grande e siamo localizzati proprio tra le Grassland e Zexen. Dici di più. Oh, certo, sì. Grande Thomas. E vedi, sì, e qui ora cominciano qui ora i veri reclutamenti. Sembra che possa essere la scelta giusta. Facciamo così allora. Spero che non vi disturbi, Master Thomas. No, niente affatto, sir. Tutta la gente del mio castello sarà felice di aiutare. E infatti ora lì abbiamo il quartier generale, ufficialmente.
Dovremmo andare al castello di Midgar? Scegli il tuo gruppo, Joe. Penso che tutti quanti saremmo felici di venire insieme a te come leader dei Fightbringer. Ma quindi ora anche Apple si unirà. Penso che anche. Ah! Ci sono tutti! C'è Lucia! C'è Lucia! Si può usare Lucia! Madonna, attacco 225. E quindi può fare l'attacco combinato con suo figlio, immagino. No, Lucia la voglio nel party. Per l'onore dei Caraia. Anche Geddo è uno che. Minchia, guarda come sono saliti di livello loro bastardi. C'è anche Roland, Leo, Ace, Samus, Beckham pure. Dupa che si è unito a noi. Shiba, tutte le lucertole. Salom pure, tutti. Melville. Nash. Certo, Melville l'avevamo reclutato. Edge. Lui è quello della Star Dragon Sword. Lui lo voglio provare. Chi altro? Vabbè, Geddo. Geddo è rottissimo. E basta. Come supporto, chi abbiamo? Anna, Madonna, quanto è bella pure lei, mamma mia. Ok. Ora penso che anche Apple e Caesar si uniscono ufficialmente. Bene, ci becchiamo dopo. Non perdete tempo ad arrivare lì. Certo che non lo faremo. Tu dici? Hai cambiato idea? Ah, per cambiare il party. No, non ho cambiato idea. Ma hai dimenticato qualcosa? Ah, anche tu mi fai. Vabbè, loro si uniranno sicuramente appena arriveremo al castello di Midgar. Quindi la nostra prossima destinazione è il castello di Midgar, giusto? Ma io prima voglio vedere una cosa. Se io metto Lucia qui insieme a lui. Ah, non fanno l'attacco combinato? No, incredibile questa cosa. Scusa, ma Lucia che runa dovrebbe avere quella del fuoco, giusto? È esatto, come in Shuikoden 2. Sì, ha la runa del fuoco. Minchia, lui ha la runa del fulmine pure. Ok, va bene. Piccola pausina perché ora qui. Voglio vedere dove posso andare in generale e poi continuiamo. Ok, ragazzi, la mappa si è riaperta tutta e guardate cosa è spuntato. Il Tablet of Stars, dove si potranno controllare tutte le stelle del destino. Quindi lì forse incontreremo Luke, anche qui. Chi lo sa? Va bene, io però devo farmi un giro adesso nelle città. Devo vedere se. Io in realtà dovrei farmi un giro ovunque adesso. Per capire se posso reclutare gente, se sono spuntati nuovi reclutamenti. Perché io ancora ho tutte le voci dei reclutamenti che avevo fatto in passato. Quindi, ragazzi, qui perderò un po' di tempo, mi sa. Mi sa che farò un po' di giri e. Sì, farò un po' di giri e vedremo il da farsi. Questo? Cioè, stavo facendo un giro per vedere se potevo reclutare qualcuno. Ho detto, chissà se c'è qualcuno nelle caverne, perché sto andando praticamente in tutti i buchi di gioco, letteralmente, a controllare se c'è qualcuno. E qua però la situazione è particolare. Qui
Qui so cazzi. Io salvo con lo stato, non so mai. Sì, ma tu ora che mi appari così, cioè. Cioè, voglio capire. Andiamo. Assolutamente sì. Madonna mia. Ma è enorme. Va bene, vediamo un po' che succede. Ghost Knight si chiama. Aia. Oddio, ma è lo stesso attacco. È Pal Palas questo attacco. Effettivamente non ho messo nessuno che curi. Sono un po' un coglionazzo. Effettivamente non ho messo nessuno che curi, mi serviva una Ayla. Ah no, ma c'ho il papero che cura in realtà. Però il problema è che il papero si attacca a quello tuono. Dovrei metterlo con Lucia forse. Ora uno. Ah no, ok. Gliel'ho fatto i danni. Ho messo la Star Dragon Sword, ero curioso di vederla in azione. Strano che però non ha la runa notte. Morto? What? Così? In un turno? Mi aspettavo qualcosina di più. Meglio. Vuol dire che il mio team è forte. Allora, vediamo che abbiamo preso. Minchia. Pietra della fortuna. E ora devo vedere se posso rompere il gioco. Mega medicine, counter, premier helm. Minchia, sono pieno di roba. Blessed, va bene, sì. Flame armor. Blessed Chainmail. Sì, ragazzi, qui dobbiamo scaricare un po' di roba. Mi dispiace, ma ok, le altre cose in realtà non mi interessano. Non mi interessano. Ma scusa, ma il support come si usa? Ah, vabbè. Qua fuori c'è qualcuno? Vediamo, ormai controlliamo insieme, giusto per vedere. No. Non c'è nessuno. Va bene. Andiamo da un'altra parte. Eccolo. Eccolo, vedi? Stava complottando nelle caverne oscure. Quindi nelle rovine antiche. Ecco, vedi, questa porta potrebbe essere una montagna di ricchezze. Eh sì, è un cancello dei Sindar. Potrebbero beccarmi in questa trappola, ma non verrò catturato, mai. E quindi finalmente lo posso reclutare ora. Dai, godo. Oddio, sta facendo? Sta pregando. Ma è Guillem. Guillem. Chissà se posso aprirla io da Flame Champion. Oh, mi stavo aspettando. Chi sei tu? Salve. Fammi vedere. Anzi, sono stato scoperto. Duello di nuovo? Non serve discutere. Non c'è bisogno di nessuna gentilezza. Tu sei pazzo. Immaginavo. Vabbè, lo disintegro. Oh, adesso vediamo.
Permettimi di spiegarti il mio punto. E infatti non mi ha tolto un cazzo. Avanti. Non ci andrò fa, non ci andrò piano con te. Va bene. Vediamo come l'ho sciotto. Minchia. Deathblow attack. Ecco qua. Pronto. Piaciuto? Codardo. A posto. Dai. Sconfitto. No! Non cercare di fregarci con nessun trucco. Non ne sembri, non ne sei il tipo comunque, non sembri il tipo comunque. Intendi ritornare ad essere un qualcuno senza abilità? Cosa? Hai qualcosa da dire? Uprising, eh? Dai, io l'ho reclutato, su, forza. Io sono diciamo, un apprendista di commercio. Hai bisogno di me? Considererò qualsiasi lavoro che tu mi chieda in modo gentile. Dice pure stronzo. Sto cercando un apprendista. Oh, lascia fare a me. Dov'è? Dice ok, dice non è un problema. Perfetto. E poi appraisal in realtà sarebbe tipo un negozio d'estetica. Cos'è tipo? È l'estimatore? No, l'estimatore? Oddio, cos'era? Non mi ricordo. Oh. Lascia tutto a me. Ok, reclutato. Dai. Lo sapevo che qualcuno lo dovevo reclutare in giro. Però qui la porta non sembra aprirsi. Secondo me questa sarà la parte finale del gioco. È qui dove casca l'asino. Scusa, ma se io ora vado da qua, in teoria dovrei andare dalle lucertole. È vero, al villaggio delle papere c'erano loro due che adesso devo reclutare. Oh, sergente, felice di vederla di nuovo. Ehi, sergente, bentornato. Ah, ecco, vedi, questi sono i personaggi che devo reclutare con determinati personaggi. Come va la battaglia? Che succede, sergente? Perché non parla? Non sei arrabbiato, vero? Quindi tu sei arrabbiato. Qual è il problema? Ah, dice, cosa state facendo? Come va? Ok. Oh, quack. Ditemi, perché siete qui? Avanti, parlate. Siamo qui per... Il nostro lavoro è fare la guardia al villaggio. Ed è quello che stiamo facendo. Dovete andare da un'altra parte adesso. Andate al castello di Midgar e combattete con gli altri. Ma, vede, noi non siamo esattamente... Cioè, siamo obiettori di coscienza. Papere inutili. Preparatevi immediatamente a joinare a Midgar. Ecco, perfetto, reclutati. Quindi anche loro adesso fanno parte del mio esercito. Patetici. Impareranno velocemente. Ok, uno e due reclutati. Perfetto. Ok. Continuiamo a girare tondo. Allora, tra l'altro adesso finalmente posso entrare ad Almakinan. Ci sono tornato per vedere se potevo reclutare le due ragazze veggenti. Solo che mi sa che devo tornarci con Chris qua. Però c'è qualcun altro qui. Sta volando su una scopa? Che stai facendo? Rodi. Shh. Silenzio. Sto cominciando...
capire. Cosa? Posso quasi volare. Volare, eh? Con questa scopa? Yes. Ops. Oh, c'ero vicino. Posso aiutarti? Sono proprio nel in mezzo al mio allenamento magico. Sto cercando un uomo. Stai cercando un uomo? Sto cercando forti guerrieri. Guerrieri? Il mio mentore non mi ha mai insegnato il combattimento, ma la sua magia è invincibile. È la migliore maga del mondo. Una maga? Saresti impressionato dalle sue abilità. Nessuno conosce così tanti trucchi di magia. Ha persino, schiacciato, soverchiato Crowley, il famoso old timer. E vola su una scopa come un falco. Ti piacerebbe incontrarla? Sta alla locanda. È veramente così forte? Oddio, ma chi è? Oddio, vuol dire che forse finalmente ho il teleport, ti prego, dimmelo. Eccola. Oddio. Chi è sta gnocca? È Stella. Che cos'è? Vuoi parlare con me? Ho sentito che tu sei una grande maga nel mondo. Vuoi joinare nel mio team? Joinare nel tuo team? Va bene. Oddio, ma così subito? È una condizione. Trova il villaggio di Gordius. Fai ciò e verrò con te. Il villaggio di Gordius. Sì, è un villaggio leggendario che è la controparte di Almachinan. E consiste in soli maschi. La sua entrata si pensa che sia di fronte al rituale di Almachinan. Cacchio, di soli uomini. Quindi devo avere un party di soli uomini per andarci. No, io c'ho Lucia nel party. Beh, qua bisogna andarci con un party di soli uomini. Infatti, non mi ci fa andare perché ho Lucia nel party. Ma porca miseria. Niente. E allora dovrò tornarci per qua. Oddio, ma che è sparito? Perché è sparito il maghetto? No, non dirmi che se ne sono andati. Ah no. Ah? Hai trovato il villaggio? No. Dicono che non c'è nessun villaggio. Oh, veramente? E allora mi unirò al tuo team. Ah? E che ne dici del Gordius Village? Beh, dove altro dovrei andare? E riguardo il Gordius Village? Adesso Rodi, introduciti. Sono Rodi. L'apprendista della maestra Stella. Sono ancora un novizio, ma cercherò di fare del mio meglio. Bene. Adesso andiamo a picchiare un po' di ferro caldo, come dicono loro. Oddio, non ci speravo. Non ci speravo. Pensavo esistesse veramente questo villaggio. Gordius Village. Ma chissà se esiste veramente in realtà. Cioè, dovrei tornarci qui con un party di soli uomini. Anche se penso che non succeda nulla. Oddio, chi è quello? Ah no. Boh, vabbè, l'importante è che l'ho reclutata. Quindi a posto. Ok, continuiamo la caccia. Anche qui è rispuntato il cavaliere. Vediamo se lo posso evitare. Cioè, è incredibile sta cosa che non lo posso evitare per tornare a Caleria. È veramente incredibile sta cosa. Va bene. Andiamo.
Allora, se è come l'altro, non dovrebbe essere così forte. Mi ho tolto un cazzo. Sì, vai, vai, andiamo. Beh, questi combattimenti ovviamente li faccio vedere perché sono boss fight, quindi... Cioè, ci sta. Peccato che delle volte mi lagghi così sto emulatore. Morto. Madonna mia, l'ho scoppiato. L'ho letteralmente scoppiato. Peccato, è un po' un peccato perché questi sono tutti i soldi che in realtà sto sprecando. Perché io quando apro il forziere mi vengono dati i soldi e io sono al cap con i soldi. Sì che posso comunque farmare tramite... Ecco, stono speed. Drain, premiere. Minchia, custom armor. Counter attack più uno. Blessed Leather pure questo. Questi sono, sembrano buoni. Vabbè, boots li possiamo togliere. Vabbè. Vabbè, andiamo avanti. Ah, guardalo, Franz. È qui, Franz. E allora lo possiamo reclutare, Franz. È che mi serve la sua fidanzata, secondo me, per poterlo reclutare. Devo assolutamente... Madonna, vedete, cosa fa fare girare tondo. Barz si può reclutare. Però mi serve sicuramente la sua fidanzata. Allora, la casa della sua fidanzata era quella accanto alla locanda. Era questa che c'era da questo lato. Lei è qui? Perché se... Eccola! Devi essere un viaggiatore, per favore renditi... Però non si recluta, non si fa convincere per ora. Eppure Geddo ce l'ho nel party. Forse mi serve Alma, là, come si chiama? Forse deve scattare un evento specifico prima. Perché può essere. Alcuni personaggi possono essere reclutati solo dopo un evento speciale o comunque dopo un qualcosa. E secondo me loro si reclutano dopo che abbiamo magari respinto Armonia. Va bene, andiamo indietro. Ma è Fuchs? Stavo andando verso Caleria e... Ma è Fuchs? È lui! Eh? Oh, scusa, la mia mente era altrove. Sei, diciamo, di questa zona? Sì. Grazie. Puoi portarmi alla città più vicina? La città è un po' lontana da qui. Non ci metterò molto. No, c'è anche il drago. Che bello! Ed è lui, il drago che abbiamo trovato nel 2. Oh boy, è un drago? Non riesco a crederci. Sì, sono Fuchs e lui è Bright. Sono un cavaliere draconico del sud. Il mio compagno di viaggio è sparito along the way. Along the way? Scusa, Humphrey? Andiamo allora? Eh?
Cioè, se è con Amprey, sta viaggiando con Amprey. Bene, grazie per avermi mostrato la strada. No, nessun problema, sto bene. Sei un po' di, diciamo, di mal d'aria, non sei perché non sei abituato a volare, immagino. Eccoci. È la prima volta che ho volato così in alto. Bright è uno dei più veloci, è uno dei più veloci a volare della flotta. Mi piacerebbe, diciamo, elaborare il tutto, ma devo cercare quella Cocky Girl. Se ne va sempre senza dirmi niente. Il suo nome è Sharon. Fammi sapere se la becchi. Ha 15 anni ed è vestita come me. Ah, quindi non è Amprey. Sarei il primo a saperlo se la vedo. Eccola. Quindi non è Amprey. Tanto sembra una gnocca anche quella. Allora, qui c'era il tizio del teatro in realtà. Però il tizio del teatro voleva un party specifico. Allora, voglio andarci a parlare perché così mi ricorda che party voleva e me lo segno a parte. Allora, tre uomini, due donne e un bambino. Quindi, allora, tre uomini, due donne e un bambino. Ok. Ok, questi me lo sono segnato, così lo so. E ok, continuiamo questa sorta di side quest. Madonna, Fuchs ogni volta. Dovrebbe essere Fuchs comunque, perché è tipo mezzo tedesco il nome, se non mi ricordo male. Ha sempre una side quest di mezzo per reclutarlo. È incredibile. Aspetta, dove potrebbe. Poi dice, mi stai seguendo? Sicuramente lì. No, eccola. Ma ha il culo di fuori o sbaglio? Sembra palesemente avere il culo di fuori. Oh, fratello. In mezzo al nulla non c'è molto da vedere, questo è sicuro. Perché dovrebbe interessarti? Oh. Che stai facendo standotene lì nella mia via? Tu devi essere Sharon. Ops, ragazza sbagliata. Ma come ragazza sbagliata, eh? È l'unica vestita in quel modo. Come fai a dire ragazza sbagliata? Ma sei serio? Vabbè, andiamo a riferire che l'abbiamo vista. Ma non c'è più neanche più Fuchs qua. Ah, ecco. Chi potrebbe essere? Scommetto che è un nemico. Volare su un drago con, diciamo, con un terribile affare. Salve. Cosa?
Fede. Fermati lì, giovane donna. Non te ne andrai senza dirmi. No. Ah, non te ne andrai senza riferire al commander, al comandante Emilia. Cosa succederebbe se ti perdessi? Perché mi devi sempre mettere in questa posizione? Mi farai espellere dai cavalieri di nuovo. Ah, lascia perdere, Fucce. Diceva, sono inseguita da un da quel tizio strano. Un nemico, fa qualcosa. Un nemico. Sì. Se solo avessi un drago, lo avrei bruciato all'istante. Sbrigati. Di chi stai parlando? Di me, immagino. Ecco, ora gli spiega la cosa e li recluto. Adesso, Sharon, faresti meglio a scusarti. Perché? Non ho fatto niente di sbagliato. Ero inseguita da questo tizio strano e non sto mentendo. Che? Mi dispiace per tutto ciò. Sai com'è a che fare con i bambini della sua età? Possono essere abbastanza, diciamo, complessi. Va bene, andiamo. Non possiamo perdere più altro tempo. Dobbiamo unirci ai Firebringer. I Firebringer? Magari li hai sentiti nominare. Dicono che i Firebringer stanno combattendo contro l'armata di Armonia. E sono venuto qui per scoprirlo. È dare anche una mano, possibilmente. Sono già stato immischiato con Armonia una volta. Beh, comunque, stavo cercando il leader dei Firebringer. Beh, vedi. Cosa? Tu sei Joe? È troppo bello per essere vero. Potrebbe mentire, come facciamo a saperlo? Chiamalo un presentimento che ho delle volte. Sento delle vibrazioni anche. Certo, dice, l'apparenza è totalmente diversa da quello che mi aspettavo. Che intendi? Non importa. Allora andrò al castello di Midgar e combatterò con loro. Bene. Non c'è motivo di ritornare con me stessa. Quindi verrò anch'io e aiuterò. Oh, grandi. Anche Bright è un personaggio, viene considerato come personaggio fighissimo. Ok, perfetto. Quindi penso che qui a Caleria non ho più niente da fare. Ok, allora a sto punto concludiamo l'episodio tornando al castello. Così faccio scattare le ultime scene e poi probabilmente farò un bel giro di reclutamenti. Sì. Let's go. C'è un altro posto dove dovevamo andare. Ovvero qui. Ah, Yun. Yun la considerava come personaggio però morta. Perché? Ma si poteva salvare, eh? Non penso. Died morto in un rituale che si è tenuto dal Machinan. Oddio, si poteva salvare forse? Ne ho 85 su 108 comunque. Quindi non sta andando male il reclutamento. Ah, ma Apple già me la dà come reclutata. Anche se non mi è mai apparso, me l'ha data già come... Quindi anche Caesar? Ma dov'è Caesar? Allora, c'è Thomas, Salom, Fubar... Ah, eccolo, Caesar, Tenki. Ah, vedi, me l'ha data allora. Ah, ma qui abbiamo finito? 85 su 108, quindi me ne mancano una ventina, eh. Non sono... Cioè, oddio, non siamo messi male.
ero convinto qua di trovare Luke o non lo so, qualcuno. Homeland ora si chiama la zona. Non più. Ok. Ah, questo è meglio di quello che mi aspettassi. Certo, Midgar ha una lunga storia anche ed è stata originariamente costruita nel... E questa nave nel retro? Che cos'è? Oh, questa è... È una buona location e abbiamo molto più spazio e abbiamo molto di più che una stanza. Lascia che ti dia la tua stanza e preparare gli arrangiamenti. Per favore, siate liberi. Comunque, Eike dovrebbe sapere tutto ciò che riguarda il castello. È un tipo piacevole una volta che lo avrete conosciuto. Eh sì, perché è un po' inquietante, effettivamente. Suggerisco di settare tutte le, diciamo, tutte le robe, no? Di controllo qui. Se vogliamo essere una forza unita adesso. Non sarebbe molto, diciamo, intelligente affrontare Armonia in questo momento. Esattamente. Dovremmo organizzarci al meglio. Assolutamente. Comunque, potete fare qualcosa riguardo a questi letti? Mi sveglio con una sorta di mal di schiena delle volte. Bene. Stimato Joe, devi essere stanco. Ti mostro la tua stanza. La mia stanza? Sì, da questa parte per favore. La tua stanza è già pronta. Ti ringrazio. Che loro in teoria già si conoscono. Ma come? Mi dà la sua stanza? Ma questa era la sua stanza, la stanza di Thomas. Per favore, usa questa stanza come meglio ti aggrada. È la migliore di tutto il castello. Oh, grazie. Dai un'occhiata pure in giro se ti va. È cambiato tanto durante gli anni. Ti ringrazio. Nessun problema. Bene allora, se puoi scusarmi. Ah, quindi adesso sono libero di poter girare. Bene, bene, bene. Ma ora scusami, io non capisco una cosa. Una volta che io ho scelto lui come Flame Champion, i capitoli degli altri a che servono? Cioè, teoricamente adesso la storia è unificata, quindi non avrei bisogno in teoria di scegliere altri capitoli, o sbaglio? Vabbè, magari lo vedremo la prossima volta. Io per il momento mi faccio un giro, mi sa. Se ci sono delle cose aggiuntive... Le registrerò e poi le ingloberò a parte, ve le farò vedere a parte. Però per il momento è tutto, quindi vi ringrazio per essere stati con me e ci becchiamo alla prossima.